Due settimane di sosta per metabolizzare il brusco stop contro la capolista Troina, quasi 15 giorni per ricaricare le pile e prepararsi al rush finale di un campionato già ricco di soddisfazioni per i propri colori. Ligia Virtus è pronta a una trasferta importante, quella sul campo della Gelbison, che domani sarà avversaria nel 27esimo turno di campionato. All'andata il match si chiuse sul 3-0 in favore dei barcellonesi, che con le reti di Mercai, Fioretti e Cacorri conquistarono 3 punti d'oro nella salita verso le posizioni alte in classifica. La corsa alla vetta per la squadra di Peppe Raffaele si è interrotta però proprio alla vigilia della sosta per il torneo di Viareggio, perché la sfida contro il Troina è stata più dura del previsto e si è chiusa sul 2-1 in rimonta proprio in favore della capolista, sempre più tra le candidate per la vittoria finale. Per la trasferta di domani il tecnico dovrà rinunciare agli infortunati Aveni e Dall'Oglio, quest'ultimo uscito malconcio proprio dall'ultima gara giocata. Agli indisponibili per problemi fisici si aggiunge lo squalificato Cacorri, un problema doppio se considerate le solite dinamiche legate agli under. Sostituire il classe 98 è la priorità di Raffaele, che dovrà sistemare l'11 senza stravolgere troppo un sistema di gioco ormai collaudato. Tornare alla vittoria significherebbe riaccendere le speranze per la conquista delle prime posizioni, con la vetta distante solo 5 lunghezze e il secondo posto 4. È quarta invece l'Igea e da qui bisogna ripartire per i prossimi 90 minuti.